Una Befana avarissima, 0-0, in realtà 0 in tutto in 96 minuti, il recupero compreso una sola occasione, ghiottissima, non sfruttata da Tomassini, qualche timido progetto abortito quasi sul nascere. In sintesi, Pineto e Francavilla si annullano, i due tecnici, Amaulo e Rachini. È stata una partita tattica ma tutt'altro che banale, la possiamo mettere così? Sì, disamina esatta, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, l'episodio potrebbe decidere l'esito del risultato in questo tipo di partite. Noi l'abbiamo avuto più del Francavilla in modo clamoroso con Tomassini, anche nei minuti finali di Coffesta. Forse potevamo portare a casa una vittoria importante in una partita difficile, dove magari se analizziamo i 90 minuti il pareggio poteva essere il risultato più giusto. Non è successo praticamente nulla. No, poco nulla, sì, qualche occasione dubbia nel primo tempo, poi un'occasione che ha avuto importante il Pineto con Tomassini, però ripeto, è stata una partita veramente dura contro un avversario forte. Ottavo risultato utile consecutivo, 6 pareggi e 2 vittorie, tra l'altro non subite gol da 5 partite, questo è un dato da sottolineare. Ma questo è un bel dato, in effetti nelle ultime 5 partite non abbiamo preso gol e di conseguenza poi ne viene fuori che o si pareggia o si vince, quindi sono contento, il pareggio a Pineto ci può stare, quindi continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto e a guardare con ottimismo al futuro. Classifica la mano, è uno scontro playoff, da una parte fuori Marianeschi e Farias, dall'altra Palumbo e Cafiero, due gli ex, Cruz che parte dalla panchina e Mancini schierato invece dal primo minuto nel tridente completato da Dos Santos piuttosto in ombra e da Montagnoli. 4-3-3, ritorno all'antico dunque per Paolo Rachini che rinuncia inizialmente a Banegas, tornato solo 2 giorni fa dall'Argentina. Nel Pineto, dopo la squalifica, rientra Stefano Amadio, davanti Massa e Cercelluti a supporto di Tomassini. Nel primo tempo da segnalare il piazzato di Pietrantonio, non un granché, Spataro per i fotografi, e lo spunto di Mancini che ci prova da posizione decentrata, Tomassini devia, attento Remo Amadio sul primo palo. Finale di frazione, punizione di Mele, il pallone tocca prima il piede poi il braccio di Stefano Amadio, a norma di regolamento non c'è nulla, proteste giallorosse immotivate e infatti Peletti di Crema lascia giocare. Ripresa eufemisticamente un po' più vivace. Al terzo bravo Bedin, molto meno però nella conclusione. 4 minuti più tardi, l'unica palla gol dell'intero match sugli sviluppi di questo corner. Respinta, intelligente apertura di Della Quercia, qualcuno sale in ritardo. Tomassini faccia a faccia con Spataro, il destro non prende il giro giusto. Che occasione! Sospiro di sollievo per i giallorossi che tuttavia rischiano ancora al 33esimo. Subentrato a Cercelluti, Fratangelo, invito ritroso per Esposito, decisivo Nazzari in anticipo. Subito dopo, girata dell'ex Cruz, da 2 minuti in campo al posto di Tomassini, reattivo Spataro e all'ultimo respiro pallone vagante in area, destro di Festa, Bosco quasi ad immolarsi. Dunque derby, se vogliamo, sui generis, senza emozioni e non proprio entusiasmante a dire il vero raccontarlo. Presidente, è stato un derby molto tattico, poche emozioni. Sì, qualcosa nel secondo tempo dove il Pineto ha avuto un paio di palle gol, però per il resto parecchia noia. Eh sì, effettivamente è andata proprio così, società amiche, ci sono grandi rapporti sia con Pineto che con Francavilla. Con tutti, c'era anche il Giulianova oggi. Infatti, abbiamo visto Bartolini che è venuto a salutare. Dobbiamo avere rapporti buoni con tutte le società minori dell'Abruzzo, perché abbiamo tanti ragazzi che giocano in queste squadre che vengono al nostro settore giovanile, quindi c'è sempre da lavorare insieme alle squadre minori. Diciamo squadra molto solida negli ultimi tempi, hai dato qualcosa in più anche sul piano della fase di non possesso. Ma in effetti, più equilibrata. Sì, le prime 10-11 partite la mia squadra prendeva sempre gol e quindi tu per vincere le partite dovevi fare sempre uno o due gol. Adesso sì, siamo migliorati, il centrocampo aiuta di più, i due esterni offensivi ci danno una mano a metà campo, quindi ne consegue che la squadra poi è più equilibrata. Insomma, il percorso del Pineto ormai è cambiato decisamente da diversi mesi. Nelle ultime 14 partite soltanto 2 sconfitte, 8 vittorie e 4 pareggi. Beh, io dico sempre che i numeri sono importanti e danno delle indicazioni, però non ci dobbiamo magari fare sogni di gloria su questo. Adesso dobbiamo
secondo me, crescere come squadra, e lo dobbiamo fare in fretta su scontri importanti. Il salto di qualità potrebbe Di qualità, e dobbiamo farlo in fretta.